chiama Angelo 2.0 e come la Fenice risorge dalla storica pizzeria Angelo a Rosciano di Fanno. Stesso posto, stesse mura, stesse storiche panche in legno dove quasi tre generazioni di fanesi si sono seduti e sono passati da questo storico locale, ma lo spirito ed il personale sono totalmente diversi, perché a gestire la pizzeria sarà la cooperativa sociale I Talenti, con l'inserimento di personale, diciamo, un po' speciale. E abbiamo avuto la possibilità di parlarne con Angelo e Marziano, con i fratelli sfuggiti, ed è nata questa idea, insomma, di costruire un'attività, di riaprire la pizzeria. Diciamo, non anche il nome Angelo 2.0 non è una ex Angelo, ma è una evoluzione un pochettino di quella che è l'attività, quindi è un tramandare, un prendere, diciamo, dall'esperienza di alcuni che hanno condotto questa attività per 48 anni e proseguirla in una veste, diciamo, nuova. La veste nuova che noi vogliamo intraprendere, appunto, è quella che ci contraddistingue, cioè quello dell'inserimento lavorativo. Parte di questa rinascita anche gli storici gestori, fratelli sfuggiti, che affiancheranno i nuovi gestori in questa ripartenza, coronando anche in meglio, se vogliamo, quello che era il loro desiderio nel momento della cessazione dell'attività: tramandare questo patrimonio e questa esperienza bellissima a chi ci mette cuore e passione. Angelo, allora, che cosa si prova a rivedere il proprio locale che si rianima? È come riprendere un po' di energie con le forze degli altri, perché uno, quanto oramai comincia a essere grande, darebbe piacere andare avanti, ma le forze fisiche e mentali, dici, farei una cosa, però non mi porta niente di che, perché non c'ho più né lo spirito di andare avanti, ecco. Quindi siete molto soddisfatti di questa piega che ha preso il locale? Sì, abbastanza, anzi forse meglio questo che solito locale, diciamo, che in un modo o nell'altro potevano andar bene lo stesso, però con questi qua c'è ancora più sprono, più spinta. Da Angelo 2.0 lavoreranno personale di esperienza ed innesti della cooperativa, che andranno a formare una brigata di 12 persone con due camerieri storici, un cuoco e, naturalmente, asse portante, un pizzaiolo che metterà la sua passione al servizio del sociale per una pizza, diciamo, molto speciale. Sto apprendendo un sacco di cose, non solo a livello tecnico della pizza, ma anche a livello proprio psicologico, perché anche fare il pizzaiolo ormai non è diventato solo un lavoro di mani, è anche rapportarsi con le persone in una certa maniera, mai poi più che qua, in cui c'è un progetto che è proprio un progetto a livello sociale di inserimento, che è bellissimo e fa crescere proprio più a livello umano che a livello professionale, ed è veramente bellissimo. Quindi nella pizza ci sarà anche quell'amore che magari in altre parti è un po' più difficile da trovare, ecco. Ingredienti tutti di prima qualità, insomma, anche un po' di fantasia. Per forza, tanto ormai anche questa è una forma d'arte.